Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Diecast 92. Oggi siamo qui perché vogliamo fare una bella partita, no? Farvi vedere un po' di qualcosa che nella vostra vita non avete visto. Quindi qualche partitina di Fortnite. Il nostro Diecast 92 è qui oggi con noi per favorirci di questa richiesta, ovviamente. E mano con la mano tra i due coniglietti qui oggi con noi. La luce oggi non c'è e va bene così. E niente ragazzi, ci buttiamo con il nostro carissimo, bellissimo paracadute, come dice un big youtuber chiamato non si sa. E paracadute in mano e let's go, così si dice? Non lo so, intanto io lo dico. Allora, vediamo un po' dove dovremmo buttarci oggi in questa bellissima mappa. Intanto vediamo che il punto, la signora Terra si è spostata. Ok, allora io direi subito di andarcene precisamente al nostro carissimo corso commercio, perché il nostro carissimo corso commercio ci può fruttare buone cose. Ovviamente vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Attivate la campanella, perché se attivate la campanella domani avrete una bella sorpresa. Ma no, non da me, ma avrete una bella sorpresa proprio bella. Allora, vediamo un po', probabilmente perderemo questa partita, sicuramente, perché è la prima partita di oggi, quindi vediamo un po'. Buono, come sempre, non mi costruisce perché mi sembra ovvio, no? Ok, oggi non vuole costruire? E non ci siamo. Allora, vediamo un po', va bene, adesso lo buttiamo qui, mettiamo questo così, perfetto. Buono direi. Farmiamo un pochettino. Ok, buttiamo subito questo. E buttiamo subito questo. Intanto lì sotto c'è qualcuno che sta fightando, però io vorrei trovare un bel pompa, no? Che ne pensi? Nel frattempo abbiamo trovato lo salto verde, che non è male, non è male. Mi sembra ovvio che non sia male. Ok, perfetto. Vorrei trovare un bel pompa, sapete? Anche per avere più possibilità di... questo l'accetto, sai. Stai zitta tu, stai zitta. Sempre di incazzarti, stai. Ok, scildini come al solito. Non ne troviamo mai, però va bene così. Materiale come sempre. Ok, buono. La slurp al volo proprio. Ma proprio al volo. E se riusciamo a trovare un bomba saremo più felici, no? Che ne pensi, gioco? No. E mi sembra ovvio, no? Ok. Wow, bellissimo questo loot, ragazzi. Oh, vedete? Quando le cose si fanno dure, il duro incomincia a giocare. Quindi, c'era qualcuno qui? Hello? Vedo che avete buildato parecchio. Possibile sapere dov'è? No. Quando mai? Eccoli. Li abbiamo trovati. Attenzione amici miei. Ok, frattempo abbiamo anche completato la missione. Nostro amico dov'è? Hello?
Il cane che abbaia. Non c'è nessuno. Eccolo. Andiamo. Vediamo. Sì, voleva lui, eh. Voleva lui. Voleva lui, eh. Andiamo subito da quello che stava sparando e che sta sparando lì, se non sbaglio. I'm here for the money, I'm here for the dream. Cucù. Ehi. Bitch! Let's go, my friend! Vediamo un pochettino. Dove sta l'altro tizio? GG per lui, bravo my friend, bravo. Ma noi non ci perdiamo, non ci perdiamo proprio d'umore. Siamo tranquilli e sappiamo che prima o poi la vinceremo una partita. Sì, vinceremo una partita, mamma mia. Ok, andiamo un pochettino. Attenzione, seconda partita. Oggi in questo video faremo 3 partite, ragazzi. Se in questa seconda la vinciamo, ovviamente si conclude il video. Però se non dovessimo vincere la seconda partita, faremo l'ultima e dopodiché finiamo il nostro video, tranquilli tranquilli, non vi preoccupate ragazzi, mi raccomando di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per supportarmi a me nel canale e supportare anche voi stessi, cioè supportarvi voi stessi, perché sempre mano nella mano, i coniglietti sono sempre là a darvi una bellissima mano. Questo video non sarà, cioè nel senso, non sarà modificato, lo lascerò così. Voi nei commenti ovviamente mi dovete scrivere se vi piace questa tipologia di video, così dove parlo, intrattengo, robe del genere, quello lì, oppure se vi piace solo che faccio i video di Fortnite dei momenti salienti, cioè nel senso, quando sono nel fight vi faccio vedere il video nei momenti in cui sto fightando, nei momenti in cui nei momenti morti, tipo, non vi faccio vedere niente, cioè quelli li taglio, oppure se lo volete proprio tutto uno, fatemelo sapere nei commenti, cercherò di rispondervi e cercheremo cercheremo di farcela. Ok, oggi ce ne andremo a Pinnacoli perché è un posto molto bello, anche perché ci vanno tutti. E dato che ci vanno tutti, ci andiamo pure noi. Proviamo, può darsi che da Pinnacoli ci usciamo con 10-15 kill e può darsi che superiamo pure il record. Vi ricordo che il mio record di kill in singolo è 14. Quindi se superiamo il record, viene un video stra figo. E io ovviamente sono morto. Ovviamente, mi sembra ovvio, certo, perché è giusto così, ragazzi. Perché purtroppo in questo gioco, voi non lo sapete, ma le armi, per trovarle, dovete prima andare dal sindaco della vostra città, fare una piccola presentazione, dove chiedete gentilmente, è possibile trovare un'arma quando spawno su Fortnite? E se il sindaco vi dà l'input di
di firma, dove ci sarà scritto l'input, che cazzo sto dicendo, vabbè, vi darà la firma, dove dirà sì, sei idoneo a trovare l'arma, allora la trovate. Invece se il sindaco vi dice no, purtroppo no, non troverete l'arma, come è successo a me, infatti. Infatti è così. Ma comunque non ci perdiamo in chiacchiere, ragazzi, perché c'è il terzo game, ultimo game, vediamo come va, vediamo come va. Vediamo come va, perché comunque, cioè, uno è inutile demoralizzarsi in questo modo. Capite, no? Un piccolo... Grazie nei commenti, hashtag salute dark. Grazie, grazie ragazzi, grazie. Vi ringrazio già da adesso, così non c'è bisogno che vi dico grazie nei commenti. Ok, quindi, ultima zona dove poter scendere. Vediamo un po'. Ma se vi dicessi che io adesso scendo alle mie carissime ed ex spiagge snob, se mi modificano pure le spiagge snob, vado dall'Epic Games e gli faccio un quanto un cappello di padrino, come cacchio si dice. Comunque, tralasciando quello, andiamo alle nostre spiagge snob. Ciao spiagge, sempre lì la zona dei vichinghi, che non ci andrò mai perché è una zona di cacca proprio. Io vi consiglio di non andarci perché comunque è inutile come zona, cioè nel senso ci va tanta gente, però non c'è cosa più divina di incominciare con la cucina. Cioè, nel senso, di incominciare con il caccia. Ovviamente, questi piccoli freeze, sappiamo il motivo. No, purtroppo il gioco, di quanto a volte sia scran... Non è. Questo non mi serve. Per noi, o il caccia, o il bolt action. Per qualcuno che mi dice ogni volta quando vedo live, Dark, si dice bolt action, non bolt action. E vabbè, ho capito, che cazzo. Ok, scusa, si può sbagliare nella vita, no? Fammi sbagliare in santa pace. Ok, ci beviamo questo scudo sperando di non diventare un buffo. Buono. Mi piace. Ok, facciamo un po' di materiali, perché servono i materiali sempre e comunque, no? Regà, senza materiali cosa possiamo fare? Niente. Ok, la safe non è tanto lontana, è vicino. Quindi, facciamo sti materiali, tanto probabilmente ci sarà qualcuno qua, ci killerà e finiremo il video. GG, VP. Ok, vediamo un po'. Buono, ok. Stavolta cerco di impegnarmi, che purtroppo ragazzi dovete capire che se io faccio un video dove devo intrattenere, quindi parlare con voi, e capite anche che non è facile giocare nello stesso momento, parlare, capite, no? E quindi il mio impegno su Fortnite non è al massimo delle mie aspettative, perché appunto sto intrattenendo. Se questo cane non si sta zitto, ci vado e gli mangio la lingua. È un modo di dire, tranquilli, non gliela mangio la lingua, peggio. Ok, ovviamente lutto solo questa cassa qui, tanto per... Ma poi me ne vado subito perché è calla. Lasciamo lo shieldino, ovviamente. Buono. Perché alla fine, raga, lottare non ha senso. Cioè, stare tutto quel tempo a lottare, che poi dopo, quando trovi quando trovi qualcuno ti killa, poi passa tutto il tempo a lottare. Allora dici, vabbè, ma io lottando. Però zio, è quello. Però farmare ci sta un pochettino di farming, ok, alla tipo farming simulator, però non più di tanto. Ecco, dopo questo albero io per esempio ho finito di lottare. Ok, perfetto, adesso basta, me ne vado. Anzi, quasi quasi c'è una cassa qui fuori, vediamo. No, fuori non c'è, qua non c'è, a posto, vedi. Il gioco stesso mi dice vattene, fai prima. Thank you. Ok, facciamoci una bella passeggiata, ma no, prendiamoci la macchina, alla tipo Ferrari. Si vola, bitch! Woohoo! Let's go, my friend! Ok, andiamocene subito qui davanti. E cerchiamo di vincerla sta partita, almeno questa partita, cacchiarola. Si può vincere? Dai, Ok, lì c'è una capannetta, vediamo un po'. Mamma mia,
Ok, vediamo un po' cosa succede adesso. Eccolo. E lui scappa? Attenzione. Ha molta paura lui, eh. Andiamo un pochettino. Ciucciolo! Andiamo. Woo, baby! Ma tanto sono morto, raga. Ah, che sono morto. Ok. Ok. Andiamo, eh. Ci proviamo, eh. Vediamo. Oddio! No! E vabbè, ragazzi, cioè, dai, ma che palle, bro. Io dico, sì, sì, BRWM Nob, certo, certo, come dice lui, ragazzi. Dai, però, tutti a me hanno pushato e per di più non avevo band, non avevo cure, non avevo praticamente niente. Ragazzi! Siamo arrivati alla fine di questo video. Mi dispiace se non ho vinto manco una partita, però ci sta. Dai, alla fine abbiamo fatto un paio di kill molto 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 carine. Non credete? Mi raccomando, un piccolo commento per farmi sapere che vi piacciono queste tipologie di video. Un bacio in mezzo dal vostro Arcassando 2. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, nuovo live. E vi informo che, ve lo informo sempre ovviamente, il 4 ottobre partirò a Milano. Il 6 ottobre mi troverete al Games Week con Storto ma non troppo. Un bacio in mezzo dal vostro Arcassando 2. Noi ci vediamo alla prossima video, al prossimo live. Bella! Hello, yuppie, 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 yuppie. Ah.